Anni fa c'era la trasmissione Il Milionario con Gerry Scotti, quella stessa trasmissione veniva trasmessa negli Stati Uniti, in Colombia, in Germania, perché io giravo continuamente il mondo, sono stato per motivi di lavoro in tutti i paesi del Sud America, Centro America, Nord America, Europa, Europa dell'Est, Africa, e quindi mi capitava, il fuso orario, non dormivo la notte, facevo zapping e vedevo queste, cambiava il presentatore la lingua. La cosa che mi colpiva è che all'interno di queste trasmissioni c'era la stessa pubblicità. E quindi sostanzialmente negli ultimi decenni la globalizzazione è stata più una globalizzazione di consumi e quindi poi anche di omologazione di gusti e di usi. E allora la pubblicità, le multinazionali, le trasmissioni apparentemente leggere e innocue, vi hanno portato, vi portano, vi porteranno ad usare, a comprare gli stessi oggetti, la stessa maglia, le stesse scarpe, per sentirsi accettati dal gruppo, per sentirsi visti, guardati, ammirati. E allora un forte abbassamento morale ed etico che c'è stato nella cultura occidentale, che c'è stato in Europa e soprattutto in Italia, porta ad essere valutati in base a ciò che si ha e non in base a ciò che si è. Quando io avevo la vostra età, incontravamo il professore per strada, noi lo salutavamo con un inchino. Non era un atto di piaggeria, era la considerazione che noi avevamo per l'insegnante, che era una persona importante, per noi era un pozzo di scienza, e pensavamo da grandi, chissà, poter avvicinarsi a quel target culturale, a quel target di professionalità. Oggi il professore, quando viene a scuola la mattina, viene visto come uno sfigato, perché viene con la Panda, con la Clio, con la Polo, è un poveraccio. Rispetto, poi la sera quando uscite, quando davanti al locale alla moda c'è il cafone che arriva col SUV da 100.000 euro, vestito tutto firmato e luccicante come un carretto siciliano, anche se poi un rozzo analfabeta, non è importante, quello ha il SUV. Quindi, così come stanno le cose, e sarà molto difficile un'inversione di tendenza, quantomeno nel breve periodo, così come stanno le cose, allora parliamo di soldi, parliamo di guadagni, parliamo di convenienza, parliamo il vostro linguaggio, quello che vi riempie le giornate. Oggi se io chiedessi a un quarto da grande cosa vuoi fare, un quarto di voi mi dirà che vuole fare l'influencer. Perché è un lavoro che non richiede fatica, si va 3-4 volte prima dal chirurgo plastico per togliere qualche imperfezione e poi si incomincia a dire scemenze davanti a un telefonino e poi andiamo su Facebook, su Instagram, su TikTok. E senza rendervi conto, comprate il telefonino che ha l'influencer in mano, la maglietta con la scritta inneggiante, magari anche con una bella pianta di marijuana davanti, eccetera, eccetera. Così come stanno le cose, allora parliamo di soldi. Vediamo quando voi vedete, ad esempio, noi nell'ultimo libro col professor Nicasio abbiamo dedicato un intero capitolo ai social. Le mafie. Le prime mafie che hanno usato Facebook sono i cartelli messicani che hanno utilizzato per comunicare, che hanno utilizzato per mandarsi messaggi di violenza e di forza con gli altri cartelli. Poi l'Italia, la Camorra, usa molto i social e anche l''ndrangheta della parte del Mar Tirreno, della Piana di Gioia Tauro. In questi social, cosa succede? Si fanno vedere con macchine di lusso, con orologi d'oro, tanti soldi in mano.
E il messaggio qual è? Venite con noi, venite da noi, sarete ricchi e potenti come lo siamo noi. Nella realtà è una grande trappola, è un grande inganno, perché il potere delle mafie si trasmette di padre in figlio. È difficile che chi entra in un'organizzazione criminale come garzone, come corriere di cocaina, come esecutore materiale di ordini, possa diventare un capo. E allora è una pia illusione. E statisticamente parlando, è il garzone di 'Ndrangheta, di Camorra, di Cosa Nostra che va in carcere, non il mandante. Vi faccio un esempio. Se noi siamo qui fuori dal cortile e io gli dico a un garzone, gli dico, senti, vedi quello con la maglia rossa, domani non ci deve essere più. E quindi io sul piano fattuale, io ho solo dato un ordine, ma se non c'è una microspia, se non c'è un Trojan, o se poi il killer non diventa un collaboratore di giustizia, il mandante la fa franca. Invece l'esecutore materiale, durante il viaggio di andata e di ritorno, può commettere 3.000 errori. Le telecamere lo possono riprendere, le celle del telefono gli possono dimostrare nel momento in cui è stato ammazzato che era lì. Durante il viaggio può essere fermato dalle forze dell'ordine e quindi trovare addosso nelle sopracciglia, nelle orecchie, nelle narici, nelle mani, particelle ternarie di bario, antimonio e piombo, che sono quelle che formano la polvere da sparo, che compongono la polvere da sparo. E quindi quante tracce si può trovare nel corso di una perquisizione alla pistola, in macchina. Durante il viaggio si può rompere la moto, si può rompere la macchina. E allora, se non si è attrezzati, bisogna, si cade in questa trappola. E allora, quanto guadagna, parliamo di soldi, quanto guadagna chi porta la cocaina da Vicenza a Venezia? Portami 5 kg di cocaina da Vicenza a Venezia e ti dà 500 euro. Buone 500 euro, con 500 euro quasi, no, un cellulare non me lo compro, ma un bel paio di scarpe firmate, l'ultimo grido me li compro. Però durante il viaggio io posso essere firmato, sono incensurato, ho meno di 21 anni, chiedo il rito abbreviato, cioè essere giudicato allo stato dell'arte, cioè mi hanno trovato la cocaina sulla moto, addosso, nel giubbotto, nello zainetto, perché ho viaggiato col treno, col pullman. E che succede? Come mi andrà? Chiederò attraverso l'avvocato il rito abbreviato, chiederò di essere giudicato allo stato degli atti, cioè con il verbale di sequestro, eccetera. Io vengo arrestato, portato in caserma, mi fanno ad esempio il fermo, mi portano al carcere di Vicenza. Subito arriva l'avvocato. Spesso l'avvocato viene nominato dall'organizzazione, perché in quel caso l'avvocato, più che difendere il ragazzo, il compito dell'avvocato è quello di tranquillizzarlo. Stai tranquillo, non ti preoccupare, tu da qui esci, ti saluta Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, cioè quindi lui capisce che non è stato abbandonato, che c'è l'avvocato, che si prenderà cura di lui. Lui andrà in cella, prima della convalida sarà da solo in una cella, in cella isolamento, e gli passano 3.000 pensieri. Capisce di essere stato fregato, capisce, poi lì capirà di essere stato usato, di essere stato l'utile idiota, ma ha paura di parlare, perché se parla poi quando esce potrà avere ripercussioni, e quindi ha la scelta, va davanti l'avvocato, intanto lo tranquillizza e va davanti al giudice e dirà: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se sceglie questa strada, è ovvio che è un suo diritto, lo prevede il codice, ma dal punto di vista psicologico il magistrato incomincia a dire: allora tu vuoi fare il duro,
non sei pentito di quello che hai fatto, vuoi fare l'uomo forte, bene, ok, convalida, sta in carcere. Quindi si fanno ancora indagini, si fa il narcotest, si pesa la quantità, magari ci sono un po' di telefoni, e si continua. Si va all'udienza, chiede un rito abbreviato, uno sconto con rito abbreviato sia uno sconto di un terzo di pena. A quel punto che facciamo? Al netto sarà condannato a 2 anni e 2 anni e mezzo di carcere. Però, cosa succede? Succede che quell'arresto non è occasionale, apparentemente è occasionale. Mettiamo il caso in cui invece c'è un'indagine che dura da 1 anno e mezzo e quell'arresto è il riscontro a 1 anno e mezzo di intercettazione telefonica. Che facciamo? Facciamo che dopo un paio di mesi, mentre lui è in carcere, gli arriva un'altra ordinanza di custodia cautelare. Questa volta per associazione a delinquere finalizzata al traffico stupefacente, cioè per 74 TPR 309-90, e allora lì cambia la prospettiva, perché se rispondi di associazione a delinquere, anche se chiedi rito abbreviato, ti farai 10 anni di carcere, e quindi 10 anni più belli della tua vita li passerai in carcere, sei stato l'utile idiota. Ecco perché non conviene delinquere, ecco perché non conviene entrare a far parte di organizzazioni. In alternativa, qual è l'alternativa? A fare il garzone, a portare cocaina, a portare armi o andare a fare rapine. In alternativa, se non vuoi studiare, puoi fare l'artigiano, fare l'elettricista, riparare elettrodomestici, fare l'idraulico, fare il panettiere, guadagni esattamente quanto guadagni un garzone. Ma la differenza qual è? Che il garzone dell'organizzazione criminale cosa fa? Rischia di andare in carcere, o può anche rischiare di essere ammazzato. Se un giorno dovesse pensare di fare il furbo e un pochettino di droga se la mette da parte, si fa il tesoretto e se la vende a parte. Mentre l'idraulico cosa rischia? L'idraulico rischia che ogni 5 lavori uno non glielo paghino, quindi si arrabbia, grida, torna a casa nervoso, ma il giorno dopo gli passa, 2 giorni dopo gli passa, ma intanto vive tranquillo e sereno e si gode la vita, con i soldi che guadagnerà e che vivrà in modo decoroso, avrà la possibilità di vivere felice, di vivere tranquillo. Quindi attenzione a questi social. Questi social che sono deleteri nel momento in cui non si è attrezzati dal punto di vista dell'educazione, dal punto di vista della guida. Cioè chi ha la sfortuna di nascere in una famiglia dove i genitori non hanno la possibilità di seguirla, ad esempio il genitore può essere in carcere o un genitore può essere lontano per motivi di lavoro, oppure può avere dei genitori egoisti che anziché parlare con i figli, un genitore di 50 anni vuole fare il 25enne, o la mamma vuole fare la 25enne anziché la 50enne, e quindi questi ragazzi sono figli di internet, sono figli del web, e quindi in balia degli altri, in balia di influencer o in balia di gente che ha interesse a comprarli. Perché gli adulti per comprarvi cosa vi dicono? Che siete bravi, intelligenti, che siete un astro nascente della bellezza, dell'intuizione, del genio? Lo fanno per comprarvi. Le uniche persone che non vi tradiranno mai sono i genitori. Da tutti gli altri state attenti, guardatevi. E poi cercate all'interno della scuola, io so tutto della scuola, purtroppo da decenni che non si investe in istruzione, che dice dobbiamo investire in cultura. Ah, un attimo, stiamo saltando un passaggio. Qua c'è gente che non sa scrivere in lingua italiana,
Qua c'è gente che non sa coniugare i verbi. Se non fosse per il T9 nel telefonino, qua c'è gente che non sa che quella parola si scrive con due T o con una T. Perché purtroppo la grammatica si insegna e si impara nelle scuole elementari e nelle scuole medie, poi non si insegna e non si impara più. E allora, così come stanno le cose, noi avremmo bisogno di una scuola a tempo pieno per tutta Italia, dove anche fino a sera i ragazzi stanno impegnati a scuola. Perché se in una famiglia di mafiosi tornano a casa e si nutriranno di cultura mafiosa, in una famiglia di persone normali tornano a casa, i genitori lavorano e loro si chiudono nella stanzetta, vi chiudete nella stanzetta e diventate figli di internet. E per questo c'è bisogno di investire in istruzione, se vogliamo un'Italia diversa da quella che è ora. Che l'Italia di ora qual è? Cos'è? Tranne queste eccellenze di queste province dove rispetto alle altre regioni mediamente si sta bene, però ci sono regioni, aree del paese dove si soffre, però noi non è che siamo più ormai competitivi come lo eravamo anni fa, non siamo più competitivi, noi stiamo diventando anche qui al nord rispetto a come si era prima, perché stiamo perdendo molti know-how anche dal punto di vista tecnologico, anche dal punto di vista della interlocuzione sul piano europeo, se noi pensiamo alla Comunità Europea, se non pensiamo ad altri paesi, ma questo poi se vi interessa ne parliamo ancora. A me interessava dirvi questo, che l'unica possibilità di riscatto per voi è lo studio. Studiate per poi affermarvi nel mondo degli adulti. Voi in questo momento siete una spugna che assorbe tutto, il bene e il male. E per questo è importante la famiglia, per questo è importante la scuola. Il problema sarà lo snodo quando da giovani diventerete adulti, quando entrerete nel mondo del lavoro. Lì saranno le scelte di campo, stabilire da che parte stare. E quindi cercate oggi, in questo momento, in questo periodo in cui siete a scuola, di individuare, di intercettare gli insegnanti, quelli che vi fanno paura, quelli che vi caricano di compiti, quelli che nella vostra testa dice ma guarda che stronza. In realtà questo tipo di insegnante, questo prototipo di insegnante, che è sempre presente a scuola, che non va avanti con certificati medici falsi, che sta sul pezzo, che arriva puntuale alla mattina e insegna fino all'ultimo secondo, fino a quando non sono le campanella. Quelli sono gli insegnanti a cui vi dovete attaccare, dovete cercare di seguire quei modelli, ascoltare, parlare con questi insegnanti che vi possono aiutare a crescere e a capire velocemente il mondo. Direi che è stato molto convincente. Allora, diciamo che le mafie, interloquisco col professor Nicaso, sono cambiate molto, no? Dall'epoca di Peppino Impastato in poi, è cambiato molto, dall'omertà si passa all'anonimato, questo avete scritto su questo libro, e dalle armi si passa ai software e anche a internet, a quello nascosto. Ecco, com'è cambiato tutto ciò e anche, come diceva il dottor Gratteri, nelle nostre province del nord che stanno meglio, dove si sta meglio, il rischio è che ci siano comunque tanti investimenti che vengono da realtà illecite e realizzati da colletti bianchi. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Le mafie che sono nate come fenomeno di controllo sociale. C'è un ritorno, forse troppo alto quello, le passiamo questo. Ecco, le passo. Dicevo, le mafie che sono nate come fenomeno di controllo sociale, come patologie del potere, nel tempo si sono affrancate e sono diventate agenzie di servizi. Oggi sono funzionali alle logiche del capitalismo finanziario. Quindi non deve assolutamente sorprenderci questa evoluzione, questa capacità di coniugare tradizione e innovazione, questa capacità di operare
nella realtà analogica e nella virtualità digitale. D'altronde è quello che facciamo noi quotidianamente. Noi siamo interconnessi, utilizziamo social media, c'è chi va oltre e esplora anche quello che viene definito internet sommerso, che è molto più grande rispetto all'internet di superficie. E allora queste mafie che sono nate nelle regioni del sud, si sono affermate grazie ad una lunga e colpevole legittimazione, che hanno vissuto di contiguità e di collusioni, hanno riprodotto questo modello anche lontano dai territori di origine. Noi diciamo sempre che per comprendere le mafie bisogna spazzare via tutte le interpretazioni, paradigmi culturalisti, perché se noi pensiamo alle mafie come un fenomeno legato ad un territorio e ad una mentalità, faremo sempre più fatica a comprenderle. C'è un aspetto che potremmo definire ontologico, che è legato al territorio, che è legato a simboli, a riti, a miti, che, come sappiamo, servono a creare identità, servono a creare quella tradizione inventata che poi costituisce la base, l'ossatura, il collante che lega gli associati, gli affiliati e tutti quelli che si identificano in quella cultura. E poi c'è un aspetto relazionale che è fatto appunto di sinergie, di collusioni. Quando vi dicevo che le mafie si sono affrancate, facevo riferimento proprio all'idea di poter utilizzare quello che in sociologia viene definito capitale sociale. Il capitale sociale delle mafie è stato sempre legato al contesto. Ed è questo uno delle prime cose che vorrei cercare di farvi capire, e cioè che bisogna osservare il fenomeno partendo dal contesto. Monet diceva che altri pittori dipingono un ponte, ma lui voleva dipingere l'aria che circonda il ponte, la barca che circonda il ponte, la casa che circonda il ponte, perché è sempre importante capire il contesto per poter comprendere i fenomeni, mai fermarsi all'apparenza. E quindi quando voi pensate alle mafie dovete necessariamente tenere conto che le mafie sono forti, ma gran parte della forza glielo danno quelle persone che le sostengono dall'esterno. Le relazioni esterne costituiscono l'ossatura del potere mafioso. Allora, vedete, bisogna sempre utilizzare spirito critico, bisogna sempre andare alla ricerca di categorie utili per comprendere i fenomeni e bisogna sempre pensare e ripensare le domande che uno si fa quando cerca di capire un fenomeno. L'idea che le mafie siano un problema del Sud e l'idea che le mafie siano un fenomeno riconducibile al Sud è storicamente esatto, ma antropologicamente, economicamente, culturalmente sbagliato. Perché vedete, è sbagliata quell'idea della linea della palma che da sud sale verso il nord. Se le mafie hanno messo radici al nord è perché hanno trovato terreno fertile al nord. E questo terreno fertile è stato garantito da imprenditori e politici che hanno agito secondo logiche di convenienza. Voi vivete a Verona, ci sono tanti studi, anche di studiosi importanti, che sostenevano che la mafia, le mafie nel Veneto non erano mai riuscite a fare breccia perché c'era una società civile capace di respingerle. Io sono sempre stato contrario a questa tesi. E col procuratore Gratteri abbiamo scritto un libro qualche anno fa in cui l'avevamo smentito, senza sapere quello che stavano facendo gli investigatori del luogo.
quando l'operazione, di cui non ricordo il nome, ma ha a che fare con forse 'Ndrangheta scaligera o qualcosa del genere, è riuscita a dimostrare che qui la 'Ndrangheta aveva messo radici negli anni 70, è venuta meno quell'idea della regione con gli anticorpi capaci di respingere le mafie. Perché vedete, ci possono essere anche anticorpi sociali, culturali, ma quelli che vengono meno quando le mafie si allargano sono gli anticorpi economici, cioè gli anticorpi di imprenditori che ragionano, come vi dicevo, secondo logiche di convenienza, che tendono a minimizzare i costi e a massimizzare i profitti. E allora vedete, quelle agenzie di servizi di cui vi dicevo prima sono in grado di fornire manodopera a basso costo, sono in grado di servire servizi che alimentano la filiera dell'edilizia. E allora vedete, noi viviamo in un mondo in cui bisogna ed è necessario un impegno per cercare di evitare, no, di creare un mondo che potremmo definire post-epistemico, cioè un mondo con troppi contenuti verosimili, continuamente generati dall'intelligenza artificiale e ancor prima generati dall'ignoranza e dalla mancanza di conoscenza. Per comprendere le mafie bisogna studiare, bisogna capirle, bisogna analizzarle, non bisogna fermarsi ai pregiudizi e alle generalizzazioni che sono sempre pericolose. E poi, vedete, il procuratore Gratteri vi ha fatto una lezione straordinaria oggi, perché vi ha, con quella sua capacità comunicativa che va dritta al cuore del problema, vi ha detto che le mafie hanno bisogno di gente che obbedisce, che esegue, non hanno bisogno di gente che ragiona, non hanno bisogno di gente che grazie allo studio è in grado di decidere da che parte stare o se una cosa è giusta o sbagliata. Kant diceva che bisogna pensare con la propria testa, e vedete, quelli che pensano con la propria testa non sono funzionali alle logiche mafiose, anzi le mafie cercano di tenere lontano queste persone che ragionano con la propria testa, perché ha bisogno di soldatini, ha bisogno di quella banalità del male di cui parlava Hannah Arendt. L'idea dell'utile idiota, come ve lo ha rappresentato il procuratore Gratteri, è essenziale per capire la logica delle mafie. E allora vedete, pensare con la propria testa è già una delle cose che potete fare quando chiedete a chi viene a parlare con voi: ma cosa possiamo fare noi per combattere le mafie? Pensare con la propria testa, studiare ed assumersi delle responsabilità, perché noi dovremmo educare non alla legalità, che è un contenitore vuoto. Anche le leggi contro gli ebrei erano leggi introdotte dallo Stato di diritto, uno Stato di diritto in un contesto chiaramente come quello del ventennio, ma era una legge che autorizzava i fascisti e i nazisti a portare gli ebrei nei lager ed ucciderli. Allora noi dobbiamo tornare a pensare alle buone leggi e alle buone pratiche, perché non tutte le leggi sono buone. Ci sono leggi che non sono buone, che sono pensate per ragioni e logiche che sfuggono ai più. Pensate a quello che succede in Italia con la legislazione antimafia, che viene continuamente smantellata da una classe politica inadeguata. E non faccio riferimento a quella attuale, ma faccio riferimento a tutte quelle coalizioni che dalle stragi di Palermo in poi, ma direi da Tangentopoli in poi, hanno cercato di smantellare le legislazioni per colpire i reati nella pubblica amministrazione, per colpire quella politica consenziente, quella politica che è sempre stata funzionale alle logiche mafiose. Ovviamente un altro aspetto che bisogna evitare è la generalizzazione, e bisogna saper distinguere le persone che sono adeguate dalle persone che sono inadeguate. E qui entra in gioco la vostra responsabilità di cittadini attivi e responsabili, perché vedete,
Non bisogna votare perché il papà e la mamma vi dice di votare in quel modo. Voi dovete votare perché dovete essere cittadini informati su quello che succede. E mi limito a dire questo, anche se potrei andare avanti, visto che amo sempre definirmi extracomunitario, non avendo più il passaporto italiano, essendo io canadese e quindi vivendo dall'altra parte dell'oceano. E allora vedete, e concludo, queste mafie che oggi sono funzionali a logiche economiche che sfuggono ai più, sono funzionali, sono diventate una componente strutturale del capitalismo finanziario. E allora ecco, noi dobbiamo in qualche modo sollecitare interventi che non siano soltanto nazionali ma anche sovranazionali per cercare di combattere queste rappresentazioni, questa interpretazione delle mafie che è molto discutibile. Vedete, noi da una parte combattiamo le mafie grazie a uomini delle forze dell'ordine, a uomini di Stato, a magistrati, sequestriamo droga, sequestriamo beni illegalmente conseguiti e poi dall'altra parte, dal 2014, utilizziamo le stime del traffico di droga, le stime della contraffazione dei prodotti, le stime della prostituzione per calcolare il PIL. Quindi noi siamo un paese virtuoso grazie ai proventi delle attività illecite, grazie ai proventi delle mafie. Quindi da una parte le combattiamo e da una parte calcoliamo il PIL utilizzando anche questa economia sommersa o riconducibile ad organizzazioni criminali. Ecco, tutte queste contraddizioni sono cose di cui voi dovete avere contezza, perché un'arma fondamentale nella lotta contro le mafie è la conoscenza. Dovete informarvi, dovete studiare, dovete capire che solo i sacrifici rendono liberi, dovete capire che in qualche modo, e concludo, il futuro è un ventaglio di possibilità che ancora non esiste e questo futuro noi lo dobbiamo riempire di contenuti con il nostro impegno, con la nostra partecipazione, con il nostro senso di responsabilità, con la nostra dedizione e con la capacità di essere soprattutto critici. Ma un aspetto voglio sottolineare, cioè vedete, l'arte del dubbio è il presupposto di ogni autentica conoscenza e quindi vi auguro sempre di avere dubbi e questi dubbi non andate a sfatarli navigando su internet, ma studiando e tornando a quella buona pratica di andare a cercare le cose dove vanno cercate, perché noi oggi viviamo in una società della informazione eccessiva che poi diventa disinformazione. Oggi la cosa più importante, il potere, sapete qual è? Il potere è quello di chi riesce a capire cosa è falso e cosa è sbagliato, e non tutti siamo in grado di farlo. Quindi vi auguro di nutrire il dubbio, perché il dubbio è il presupposto di ogni autentica conoscenza. Vi ringrazio. Grazie professore. Allora, ora cerchiamo di aprire il dialogo, quindi ragazzi, forza, approfittatene, abbiamo due persone importanti che sanno darvi molte risposte. Se volete fare delle domande, c'è già il professor Peron che è pronto con il microfono. C'è qualcuno che alza la mano? Ragazzi, forza, anche le cose più banali. Eccola, ci sono già due ragazzi. Allergia. Ci siamo? Si sente? Ecco. Sì, sì. Di nome, alzati un attimo i piedi. Bravissimo, professore. Buongiorno, mi chiamo Ramen, volevo chiedere, i soldi, la droga, o le armi, le cose illegali sequestrate, dopo dove vanno a finire? Allora, me li porto a casa. Allora, quando sequestriamo la droga, poi viene chiusa in celle di sicurezza, nelle caserme delle forze dell'ordine, può essere polizia, carabinieri, guardia di finanza. Quando arriviamo a quantità di 10, 20 quintali,
ad esempio di cocaina, di eroina o di droghe sintetiche, e il processo diventa definitivo, cioè quindi primo grado, appello, Cassazione, questa droga viene portata agli inceneritori e viene bruciata. E ovviamente viene documentato con un verbale, con un video. Noi, quando io ero in Calabria, siccome purtroppo ai noi la 'Ndrangheta è leader nell'importazione di cocaina in Europa, sequestravamo tante tonnellate di droga ogni anno e poi lo portavamo all'inceneritore e la bruciavamo. Per quanto riguarda le armi, io ovviamente sono contrario a distruggere le armi in sequestro. La prova balistica, cioè la consulenza se il PM, la perizia se il giudice, la balistica è una scienza esatta. C'è la sovrapposizione delle striature della canna con il bossolo che magari si trova per terra, c'è sempre una perfetta coincidenza, perché non ci sono due pistole uguali. Quindi riuscire a dimostrare che quella, con una perizia balistica, che quel bossolo è stato estratto ed è passato dalla canna di quella pistola è una prova regina. Ci sono alcuni che li distruggono. Si potrebbe fare, dopo una perizia, col contraddittorio delle parti, quindi anche della difesa, distruggere. Io sarei dell'idea di non distruggere mai le armi. E poi invece altri tipi di cose sequestrate, tipo orologi da collezione, tipo oro, argento, ogni po' di anni questi vengono venduti all'asta. E il ricavato entra nel fondo unico giustizia, cioè quindi nella disponibilità del Ministero della Giustizia. Ad esempio, dopo poco tempo che io sono stato a Napoli, anche un paio di mesi fa, abbiamo sequestrato 280 milioni di bitcoin, di moneta elettronica. Questo sequestro di bitcoin lo abbiamo davanti al giudice, li abbiamo con un consulente, li abbiamo trasformati in euro, sono diventati 280 milioni di euro, e questi 280 milioni di euro sono entrati nel fondo unico giustizia, e quindi in questo fondo unico, e quindi spendibili per le spese del Ministero della Giustizia. Pensa che per tutti gli uffici giudiziari, le procure spendono ogni anno 170 milioni di euro per le intercettazioni. E con questa sola operazione, 280 milioni di euro, abbiamo coperto la spesa di un anno e più di intercettazioni. A proposito di quando qualcuno dice che le intercettazioni costano troppo in Italia, nessuno fa il calcolo di quanto riesce a sequestrare per ogni anno, per ogni ufficio giudiziario. Ti faccio l'esempio: la Procura di Napoli spende ogni anno 5 milioni e mezzo di euro di intercettazioni. Pensa che nel 2023 la Procura di Napoli ha sequestrato beni per 5 milioni. Per 350 milioni di euro. Quindi guarda tu che se fosse un'azienda privata, guarda tu che investimento. Allora tu immagina tutte le altre procure d'Italia, procure grandi come Roma, Milano, Torino, quanto sequestrano ogni giorno, ogni settimana. Tu immagina le forze dell'ordine ogni mattina, quando fanno perquisizione, soprattutto in indagini di droga, trovano sempre banconote, trovano sempre orologi d'oro, trovano sempre oggetti, macchine di lusso, che possono essere sia date alle forze dell'ordine per utilizzarle anche come macchine di copertura, sia venderle.
ad esempio la settimana scorsa abbiamo sequestrato l'ultimo modello della Ferrari. Vai. Sì. Altra domanda, ecco la ragazza. Salve, io mi chiamo Camilla. Brava. E ho una curiosità. Volevo sapere, secondo voi, se la legalizzazione delle droghe potesse effettivamente indebolire le mafie o meno. La legalizzazione delle Grazie. Droghe, se può indebolire o no. Okay, ok, ti ringrazio per questa domanda, perché per me è molto importante parlare ai giovani di questo argomento delle droghe. E per fare un discorso completo e compiuto, dobbiamo ripercorrere, non vi annoierò, 10 minuti, però è importante, seguitemi con attenzione, che è una cosa che vi riguarda. Dobbiamo ripercorrere quello che dice questo disegno di legge, perché tu vedi come un fiume carsico, ogni 5-6 mesi in Parlamento si alza uno la mattina, magari, vabbè, si alza uno la mattina e dice che bisogna legalizzare le droghe. Cosa dice la legge? Ora io faccio una previsione. Questo governo può fare tutte le riforme del mondo, ma questa sulla droga non passerà. Non fosse altro perché c'è Mantovano, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ne ha fatto una ragione di vita, è presidente dell'associazione Livatino, abbiamo sempre fatto molti convegni, molti incontri, perché è contro le droghe. Quindi sta cosa non passa. Però ragioniamo. La legge, questo disegno di legge dice chiunque ha compiuto 18 anni con un certificato medico va in farmacia e compra un grammo di marijuana. Costo, secondo i loro dati, 12-14 euro a grammo. Qui voi a Vicenza quanto la comprate? Cioè, nessuno di voi la usa. Ok, siete omertosi, siete omertosi. Allora, dice 10-12 euro a grammo. Mediamente al mercato nero, cioè da parte delle organizzazioni criminali, nelle piazze, davanti alle scuole o la sera ai giardinetti o sotto il lungomare, nelle città dove c'è il mare, costa 6 euro al grammo. Qui costa di più perché siete più ricchi. E allora, se io sono un tossico, solitamente i tossici non hanno soldi, perché quando vanno nel tabacchino, anziché comprare le sigarette, comprano il tabacco e le cartine per farsi la sigaretta, per risparmiare. Figuriamoci se vanno a comprare la marijuana in farmacia, che costa di più. Dici, in questo modo noi allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. E io dico. Ma se la marijuana, si consuma nelle scuole medie a 11 anni, mi spiegate chi da 11 anni a 17 anni, 29 giorni, 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, dove andranno a comprare se non possono andare in farmacia perché ci vogliono 18 anni? Andranno a comprarle dalla criminalità organizzata, quindi non risolviamo il problema, non abbiamo allontanato i giovani dalla criminalità organizzata. E in questo modo, a meno che non vogliamo legalizzare le droghe leggere a chi da 10 anni in poi, così siamo sicuri che tutti possono andare in farmacia. I bambini la mattina, oltre alla brioche, la banana, lo yogurt, si portano a scuola, anche vanno e comprano la marijuana. Vanno, però devono andare dal pediatra, perché fino a 18 anni c'è il medico curante, non è quello degli adulti, ma è il pediatra. Non rida, perché ci sono dei parlamentari che sono andati in una scuola assieme a me, c'era un senatore della Repubblica che ha detto, in un'aula ancora più grande di questa, ha detto che la marijuana non produce dipendenza. Chiaro? E quindi io mi sono mangiato vivo la dirigente scolastica, ha detto come si permette, lei non si rende conto che i genitori le mandano a scuola i figli
non solo per istruirle, ma per formarle da cittadini adulti, e questo dice che la marijuana non crea dipendenza, capito? Quindi c'è gente che dice anche che bisogna legalizzare la cocaina, poi ne parliamo di questo. Allora, quindi non abbiamo risolto il problema. Cos'altro dico, cioè questa, cos'altro dicono chi è favorevole alla legalizzazione? Se noi legalizziamo le droghe leggere, allontaniamo le forze dell'ordine, anziché perdere tempo presso a marijuana e hashish, si concentrano su cose più importanti. La mia risposta qual è? Se un'organizzazione criminale controlla questa piazza, non vende solo marijuana e hashish, vende eroina, cocaina, ecstasy. Quindi non risolveremmo il problema, resterebbe sempre cocaina, eroina ed ecstasy, e quindi le forze dell'ordine dovrebbero continuare a controllare quel territorio. Cos'altro dicono? Se noi legalizziamo le droghe leggere, impoveriamo le mafie. Sì, ma le impoveriamo e di quanto? Perché l'80% dei tossicodipendenti in Europa, in Italia, mediamente, punto più, punto meno, sono cocainomani. Un grammo di cocaina costa mediamente 70 euro. Allora, un grammo di marijuana costa mediamente 6-7 euro. Allora, se l'80% sono cocainomani e il 15% sono dipendenti da marijuana e da hashish e costa 6-7 euro al grammo, quanto è il mancato guadagno? Mi pare risibile il mancato guadagno rispetto alle tonnellate di cocaina e al costo della cocaina. Ma io mi soffermo sul piano medico adesso. Studi molto seri fatti da università americane come quelle del Colorado hanno stabilito studi che, con step di 2 anni che durano da decenni, che nell'uso della marijuana nel periodo della formazione, della crescita, cioè il vostro periodo, riduce lo spessore della corteccia cerebrale, che è la parte del cervello dove risiede la memoria. Poi non è che ricresce poi... E il cervello è come il braccio, come la gamba. Se si riduce lo spessore della corteccia cerebrale, c'è la memoria. Infatti io poi vedo dei giovani alle 10 di mattina come sono intontiti, come pugili suonati. Ma in questo modo e l'uso è da adulti, c'è un aumento della schizofrenia, c'è un aumento delle malattie nervose, poi ci sono dei calcoli precisi del numero di incidenti sotto l'effetto delle droghe, eccetera, eccetera. Concludo, quindi questa è la cosa più importante, per dirvi che, perché molti di voi staranno pensando, dice allora l'alcol e allora le sigarette non fanno male, non producono nemmeno... Sì, certo, lo so. Però se io mi bevo un bicchiere di vino, sicuramente non me lo bevo per ubriacarmi, ma se mi faccio una canna, sicuramente me la faccio per sballarmi. Altre domande? Sì, ecco qua, alzati. Nome? Buongiorno, sono Sofia. E volevo chiedere in che modo la tecnologia e le metodologie investigative avanzate stanno influenzando il lavoro delle autorità giudiziarie nella lotta contro la mafia. Nel mio primo intervento vi ho parlato di una mafia sempre più ibrida, una mafia che considera lo spazio digitale un'estensione del territorio fisico. Vi abbiamo detto che le mafie oggi utilizzano i social media, ma utilizzano anche le caverne digitali. Ecco, pertanto stanare queste mafie diventa sempre più difficile. Pensate alla possibilità di estrarre criptovalute, di minarle. Pensate alla possibilità di fare investimenti in Monero, che è una moneta, che è una valuta digitale che non è facile
tracciare, così come non è facile tracciare le altre criptovalute, perché se è vero come è vero che tutte le transazioni sono visibili, sono pubbliche, perché vengono registrate sulla blockchain, il problema è quello degli pseudonimi che caratterizzano queste transazioni. Spesso quello che resta in mano agli investigatori sono i nickname della persona che manda e della persona che riceve il denaro. E se pensate al Monero, pensate alla possibilità di frazionare questi trasferimenti ed inviarli in mille direzioni, tali da disorientare chi deve in qualche modo tracciare o cercare di tracciare quelle operazioni. Quindi sono mafie che lanciano nuove sfide, e queste nuove sfide devono essere raccolte, soprattutto sul piano politico, perché oggi le mafie utilizzano per esempio drug designers, cioè persone che riescono a cambiare la struttura molecolare dei precursori chimici che poi servono per creare le droghe sintetiche, quindi quei precursori, quelle sostanze che partono dalla Cina, partono per esempio legalmente commerciabili. Fino a quando quelle sostanze non vengono sequestrate, analizzate ed inserite nella tabella delle sostanze proibite. Utilizzano pirati informatici, hacker, e lo Stato dovrebbe fare altrettanto. Il problema è che gli hacker più bravi sono molto sensibili al denaro e guadagnano 5 volte di più rispetto a quello che uno Stato come l'Italia può offrire loro. Quanti soldi può lo Stato italiano offrire ufficialmente ad un hacker bravo? 240.000 euro, e l'equivalente dello stipendio del Presidente della Repubblica. Un hacker bravo, poco più grande di voi anagraficamente, guadagna 5 volte tanto se lavora con Microsoft e con altri giganti multinazionali dell'industria appunto tecnologica e digitale. E allora vedete, c'è bisogno di nuovi saperi, c'è bisogno di nuove conoscenze, c'è bisogno di nuovi protocolli di indagine. Le forze dell'ordine si stanno attrezzando, sono partite un po' in ritardo, un po' dappertutto, con l'eccezione di qualche paese, però oggi le sfide sono tante. Vi faccio solo qualche esempio e concludo. Oggi in Messico e in America Latina il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco si fanno la guerra utilizzando droni che utilizzano il riconoscimento facciale. In quel caso c'è un problema in più, che è quello dell'attribuzione di responsabilità. Se il drone viene lanciato e sa dove andare a colpire perché in memoria ha le fotografie degli obiettivi designati, delle vittime designate, a chi contestiamo il reato? Se non riusciamo a ricondurre il drone alla persona che lo ha lanciato. Se 4 narcotrafficanti si incontrano sul metaverso e fanno una riunione e fanno parlare gli avatar che organizzano un traffico di droga, il reato a chi glielo contestiamo? All'avatar o chi resta seduto nella propria abitazione, sul proprio salotto, e può dimostrare di non aver mai incontrato quel narcotrafficante brasiliano, colombiano o venezuelano? Sono sfide normative che richiedono non solo l'impegno delle forze dell'ordine, ma anche un impegno a livello normativo, ma soprattutto un impegno globale, perché se risolviamo il problema in un paese e non lo risolviamo in un altro, creiamo soltanto zone franche, santuari, dove si incontra meno resistenza, e saranno quei luoghi quelli prescelti dalle mafie per andare a investire denaro e a riciclare denaro. Quindi sono sfide importanti, sono sfide epocali,
sono sfide che dobbiamo cogliere e che dobbiamo vincere. Allora c'è un'altra domanda. Facciamo un'altra domanda, poi quindi vi do un'informazione velocissima, poi usciamo da queste porte laterali, 10 minuti di pausa, poi ritorniamo qua e riprendiamo il nostro dibattito, va bene? Preparate nel frattempo le altre domande, prego. Il nome. Buongiorno, mi chiamo Francesco e avrei una domanda per il dottor Gratteri. Io sono di Aversa, quindi proprio nella terra dei fuochi, e avrei una domanda riguardo un argomento che mi sta molto a cuore, cioè i rifiuti sotto le campagne, nelle autostrade o anche girando per strada si possono trovare rifiuti di qualsiasi tipo, ma in particolare appunto quelli sotto le campagne o diffusi dalle mafie. Sono in atto provvedimenti per rimuoverli, per ribonificare i terreni, fare una bonifica di terreni? O... Allora, questa tua domanda ti preoccupa e ci preoccupa, perché sai che in quelle aree c'è una forte incidenza di tumori proprio a causa di questi rifiuti pericolosi. E questo compito non è della Procura, cioè la Procura fa indagini per capire chi ha messo quei rifiuti in un determinato posto, dove sono, e cercare di arrivare a dimostrare la penale responsabilità. Il compito delle bonifiche è un compito che va fatto dalla Regione o meglio da un intervento governativo, dal Ministro dell'Ambiente, quando il fenomeno è tanto vasto. Purtroppo in quegli anni in cui la camorra era molto forte nella provincia di Caserta, molti addetti ai lavori, anche uomini delle istituzioni, donne delle istituzioni, hanno chiuso un occhio tutte e due, e quindi è stato possibile da parte di una camorra forte creare questo disastro ambientale. È ovvio che noi ogni volta che andiamo, che c'è un nuovo collaboratore di giustizia, magari di spessore criminale, è ovvio che questo tipo di domande li facciamo, perché per noi è importante esattamente quanto scoprire un omicidio o quanto scoprire un traffico internazionale stupefacente. Quindi ti assicuro che tutto quello che riguarda il mio ufficio, le forze dell'ordine, stiamo attentissimi, e in molti casi, molte volte stiamo intervenendo, come anche ad esempio sull'abusivismo edilizio. Pensa che noi mediamente stiamo demolendo 10-15 case, 10-15 tra case, alberghi, residence abusivi, proprio demoliti. Quindi stiamo dando un'accelerazione e anche soprattutto un messaggio di legalità e di rispetto delle regole. Mi auguro che riusciamo ad imboccare la strada giusta, quantomeno per sapere dove sono questi rifiuti, per imporre poi anche sul piano mediatico, grazie all'aiuto dei giornalisti, far emergere, far uscire eventuali ritardi, inefficienze o qualcuno pigro o qualcuno che non vuole dispiacere il manovratore. Quindi io su questo campo sono molto sensibile, perché io sono un cultore dell'agricoltura biologica, io sono molto preoccupato dell'inquinamento, del cambiamento climatico, che io quest'anno faccio 66 anni, farò 66 anni a luglio, quindi io ho visto già il cambiamento climatico tra quando avevo l'autorità ed oggi. Io ormai ho visto che ad esempio sull'Aspromonte non nevica più, e prima c'era la neve a 500 metri, adesso vado a 1200 metri e non c'è la neve. E quest'anno in Calabria ha piovuto pochissimo, i fiumi, le fiumare sono secche, e quindi siamo preoccupati per l'irrigazione per quest'estate, se avremo acqua. E l'anno scorso le colture abbiamo avuto danni enormi, abbiamo avuto, pensa, il 90%
di perdita di raccolto del bergamotto. Quindi già stiamo vivendo questa crisi. Ha voglia a fare i negazionisti. E noi abbiamo le fotografie. Quindi inquinamento, cambiamento climatico è una mia priorità, nella mia testa e nel mio cuore. Allora, pausa e torniamo tra poco. Allora, aspettate un attimo ragazzi che usciamo noi e poi vi alzate, e va bene? Per il caffè e...